you doing? Hey, hey, what you doing? Per me l'occasione non soltanto per dare un saluto che mi sembra doveroso, ma anche per esprimere come assessore della sanità, anche a nome del presidente Chiapparino, che oggi non c'è, un ringraziamento per il contributo che la piccola casa della Divina Provvidenza, come mi piace chiamare, sono abituato, no? A questa definizione, Cotolengo, che dà al sistema sanitario piemontese, non soltanto per la parte sanitaria, ma l'assistenza in generale. Io ho avuto modo di leggere i numeri, come dire, in anticipo, e so del grande lavoro che viene fatto dal Cotolengo. Gli anni futuri saranno migliori, posso dire così. È stato un anno difficile per tutte le strutture ospedaliere, comprese quelle accreditate. La situazione era complicata quando abbiamo iniziato dal punto di vista economico. È un anno e mezzo che ho questo impegno. Abbiamo dovuto compiere scelte anche, dire, impopolari e esagerate. Abbiamo dovuto rompere alcune abitudini che ormai si erano consolidate nel tempo. Ormai è noto e chiaro che per alcune patologie o si hanno un certo numero di intervento, altrimenti c'è un pericolo per la salute dei cittadini. Non è un problema economico. Poi ha ricadute anche di carattere economico. Ma è chiaro, pensiamo ad oncologia, quando l'attività è molto bassa, si sa perfettamente, la letteratura scientifica lo dice molto chiaramente, c'è un rischio. Questo è un lavoro che abbiamo, certamente è difficile spiegarlo, ma in qualche maniera siamo riusciti. Così come abbiamo iniziato ad aggredire i costi dell'organizzazione, gli acquisti, la logistica, i laboratori denari, incomincia a esserci, come dire, la luce. Ecco, io colgo questa occasione per annunciare non soltanto questo, ma per dire che sicuramente a partire dal prossimo anno siamo nelle condizioni di poter guardare alla sanità, diciamo già all'offerta sanitaria nel suo complesso, in termini non soltanto annuali. Abbiamo bisogno di prospettive e so perfettamente che avere delle prospettive lunghe è importante per tutti gli operatori, è importante anche sul piano personale degli operatori, perché vuol dire costruire, vuol dire, il proprio futuro, che mi sembra logico e legittimo, e possiamo riconquistare un ruolo importante, non per avere una medaglia, non è soltanto questo, un ruolo importante nel sistema sanitario, tenendo conto della domanda nuova dei cittadini. La domanda nuova non è, io ho avuto molte proteste, molte contestazioni, molti amministratori che difendono qualunque cosa, anche quelli a reparti dove non c'è nessuno. Oggi i cittadini scelgono, sanno dove andare. A differenza del passato ci si informa, quando uno sta male dice dove sei andato, chiedi al medico, e si va normalmente negli ospedali dove c'è una buona produzione, dove c'è una grande capacità di risolvere il problema. Questo vuol dire tenere conto dei cittadini, per cui abbiamo fatto una cosa molto semplice. Laddove il cittadino ha dato un giudizio negativo su alcune strutture, è inutile continuare. L'investimento sanitario va fatto laddove i cittadini hanno la convinzione e la certezza di essere seguiti e curati con attenzione. Ecco, io termino qui, ringrazio nuovamente per ciò che fate, per ciò che sicuramente farete, e devo dire che molto spesso, soprattutto la grande, il supplemento d'anima della piccola casa della Provvidenza, non soltanto per me, ma credo per molti, è un modello utile e importante di riferimento. Buon lavoro.